passata al bar sotto casa, quindi ho preso una brioche al pistacchio. Buon appetito a me, buon sabato mattina. Buongiorno, oggi è sabato 30 novembre e sono distrutta, lo vedete probabilmente dalla mia faccia, dalle mie occhiaie, è il primo giorno di ciclo, quindi proprio si preannuncia un sabato, mamma mia che faccia, bello interessante, e niente, quindi sono un po' stanchina stamattina, sono le 10, sto aspettando che arrivi la ragazza che mi fa le unghie a casa. E oggi in realtà avrei tantissime cose in programma per la giornata, quindi mi dovrò sforzare di farle perché ci tengo un sacco, tra cui andare a vedere Wicked al cinema con mia cugina oggi pomeriggio e andare a ritirare la tazza in ceramica che avete visto due vlog fa perché sono pronte per il ritiro. Quindi una delle nostre, cioè una mia amica delle tre che siamo andate a fare il workshop, l'ha già ritirata ieri. Io oggi vado a ritirare la mia e se posso, se me lo fanno fare, anche quello della mia amica. E niente, quindi sono stracuriosa di vedere effettivamente come sono venute queste tazze, non vedo l'ora. La mia ho un po' di timore perché tornando indietro non avrei fatto le scelte che ho fatto, tipo fare il contorno sulla balena, perché la cosa che mi ha fuorviata è stato il fatto che i colori prima della cottura sono estremamente blandi, quasi impercettibili, quindi non hai la percezione di quello che poi sarà effettivamente in fase di cottura, anche se avevamo dei riferimenti, però un conto è vederlo lì, un conto è immaginarselo dopo. Quindi alla fine ho fatto il contorno nero per renderlo più visibile, ma probabilmente non serviva e l'ha solo rovinata. Ho fatto il contorno nero alla balena che ho messo al centro della tazza, quindi... Però vabbè, è il primo tentativo, ci sta, vedremo come sarà venuto il resto, comunque spero che nell'insieme sia uscita abbastanza decente. Oggi vado a vedere Wicked perché mi ispira tantissimo, è da 2 settimane che è uscito e da 2 settimane che io e mia cugina vogliamo assolutamente andarlo a vedere insieme perché secondo noi merita. Tra l'altro andiamo a vedere lo spettacolo in lingua originale con i sottotitoli in italiano perché secondo noi ha più senso andare a vedere quello spettacolo lì perché... Ariana Grande è bravissima, le canzoni riadattate in italiano secondo me sono estremamente diverse, cioè anche riadattare lo stesso significato, le stesse magari gli stessi giochi di suono, quindi proprio per questo motivo andiamo a vedere la trasposizione in lingua che c'è solo alle 17:20 con i sottotitoli in italiano perché sennò non ci capirei una mazza e niente, quindi vi porterò con me in questa giornata super carina spero. E finalmente sabato, ormai sabato è il giorno di vlog perché è il giorno in cui faccio più cose, in cui organizzo qualcosa, la domenica invece è più il giorno di riposo o che passo qua a casa con il mio ragazzo o che passo a casa dai miei genitori, quindi è il giorno di diciamo stacco dal resto, però invece il sabato insomma è un giorno super bello in cui poter fare un sacco di cose insieme. Oggi mi spiace che sono un po' fiacca, un po' fuori tono, mi darò una sistemata poi prima di uscire perché in realtà volevo farmi tutta carina, vestirmi tutta bene, ma stamattina come mi sono alzata mi è passata tutta la voglia di truccarmi, di vestirmi bene. Tra l'altro sto leggendo un libro che mi sta piacendo molto, devo dire, cioè sono relativamente all'inizio, è un libro anche relativamente vecchio perché è uscito, sarà almeno 10 anni secondo me che è uscito il primo libro, è veramente tanto, cioè io mi ricordo che forse andavo ancora al liceo quando era uscito il primo volume del Trono di Ghiaccio che in inglese si chiama Throne of Glass e poi adesso lo hanno riadattato col titolo originale Trono di Vetro, però è uscito come il Trono di Ghiaccio quindi ormai mi viene naturale chiamarlo Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas. Sarah J. Maas è un'autrice molto famosa soprattutto per la serie di A Court of Thorns and Roses, La Corte di Rose e Spine, di cui io lessi il primo anni fa, tra l'altro c'è la recensione sul mio vecchio canale delle recensioni dei libri e in realtà non mi era piaciuto granché quel libro, lo avevo abbastanza bocciato. Poi ricordo che lessi il 2 in ebook, in realtà già il 2 mi piacque molto di più e poi arrivò un personaggio, cioè non è che arrivò il personaggio, un personaggio che sembrava secondario arriva e tipo si spiana la strada in mezzo agli altri personaggi che diventano tipo nullità, lui invece è pazzesco. Quindi ricordo che mi era piaciuto di più, però poi non l'avevo mai continuata, quindi l'avevo accantonata lì. In realtà lo amano in tantissimi, A Court of Thorns and Roses, e quindi vorrei riprenderlo. Allo stesso tempo però ultimamente ho visto più recensioni del Trono di Ghiaccio che è uscito prima di Court of Thorns and Roses, infatti non l'avevo letto neanche questo, cioè probabilmente ho sempre avuto un problema verso l'autrice, non lo so, non avevo mai letto nulla di suo se non La Corte di Rose e Spine e prima, anche se sapevo dell'uscita del Trono di Ghiaccio
mi stupisco del fatto che non l'abbia letto, perché è proprio un genere che probabilmente mi sarebbe piaciuto tantissimo ai tempi. Comunque mi avrebbe ispirato alla lettura, poi magari una volta letto non mi sarebbe piaciuto potenzialmente, però probabilmente l'avrei apprezzato. E quindi mi stupisco della me, 16enne, 17enne, che non ha comprato il primo volume. Però vabbè, ora ne abbiamo 27 di anni, recuperiamo oggi. E sto leggendo il primo e devo dire che rispetto alla Corte di Rose e Spine mi sta piacendo di più, nonostante la Corte di Rose e Spine sia uscito dopo. Unghiette fatte, le ho fatte molto festose, devo dire, rispetto al solito, le unghie che faccio di solito. In realtà la inspo che avevo era un'altra, cioè avevo sia questa che un'altra idea che mi piaceva un pochino di più, però non potevamo farla perché mancava il colore e proprio quel colore era proprio bello, quindi la ragazza che appunto viene a farmi le unghie ha detto che tanto ce l'aveva nel carrello, che l'avrebbe comprato in questi giorni, quindi abbiamo fatto questo rimandando per prima di Natale, le prossime unghie le faremo in quel modo. Ho fatto questo glitter argentato su pollice e mignolo e poi questo corsettino nude, poi questo fiocco e un French, una cosa veramente molto particolare. Mi piacciono un sacco. Cerchiamo di dare un po' di vita a questo viso smortissimo. È mezzogiorno e mezza, devo ancora pranzare, ma intanto inizio già a prepararmi per oggi pomeriggio, sono già pronta e presentabile. Vorrei farmi un make-up un po' rosino glitterino, un po' in linea con le unghie che ho fatto, proprio perché è molto in linea anche con i film che andiamo a vedere e insomma mi piace essere in match con i film a volte. Ricordo quando ero andata a vedere Barbie, stessa cosa, mi ero vestita di fucsia, ho messo questo vestitino fucsia che è un colore che non uso mai, il fucsia. Avrei potuto vestirmi di rosa, però era estate, in quel momento non avevo niente di rosa cipria di vestiti, quindi ho optato per quello che era l'unico che avevo e nulla. Adesso vado a coprire le occhiaie perché sono veramente qualcosa di terrificante e vado a portare il correttore anche sull'occhio per fare un po' da primer. Ok, poi vado con con il macro glitter, questi qua. Vado a mettere il blush filter di Huda Beauty, la colorazione latte, e lo vado ad applicare così, non so se forse ho messo troppo, lo scopriremo. Quello che fai tu lo fanno anche migliaia di persone. Ma ormai è tutto saturo, c'è troppa gente. La gente non sarà mai saturo. Se trovi, è vero che c'è tanta gente. Sì, ma tanta gente anche nuova, vedo che comunque viene seguita. Quello che. Cioè, vedo. Non si nota. Sono tornata a casa da pochissimo, sono le 10 ormai, il film è iniziato alle 5:20, è durato 2 ore e 40. Non ho ripreso niente perché non volevo disturbare le persone che avevo a fianco perché la sala era gremita. Ma raga, bellissimo Wicked, cioè io l'ho amato alla follia, stupendo. La lente è pulita?
E nel frattempo sono andata anche a ritirare le tazze del workshop, o meglio la mia tazza è quella di un'altra, della Ludovica, la mia amica. E ragazzi, che dire, io ve la faccio vedere la tazza perché voglio che sia social verità, voglio che non si trasmetta il messaggio che la prima volta che si fa qualcosa si debba sempre riuscire a fare tutto, perché non è così. Perché effettivamente la mia tazza, ragazzi, è venuta malissimo. Proprio ho sbagliato, come temevo, a dare il colore, in generale proprio l'ho steso male, ho creato macchie, proprio brutta, obiettivamente brutta per come la vedo io. Ci sono un po' rimasta male perché speravo venisse un pochino meglio, penso che sia la più brutta di quelle che ho visto e rispetto alle mie due amiche, la mia è la più brutta. Non mi voglio demolire, sono obiettiva, poi mi darete voi il vostro giudizio, anzi non datemelo perché tanto lo so già. Però appunto era la prima volta che facevo una cosa del genere e soprattutto l'ho fatto per gioire dell'esperienza comunque che è stata il workshop, e quindi non è che mi aspettasse di fare un capolavoro, però speravo in un qualcosina di più bello. Però questo abbiamo e questo ci teniamo, vi faccio vedere com'è andata a finire la storia. La storia è finita così. La storia è finita che forse dal vivo rende, in videocamera rende meglio, ma guardate qua tutte le macchie. Poi qua ho pensato bene di dipingerla di giallo e il giallo è stata la scelta peggiore che potessi fare. La balena sarebbe anche carina, peccato anche qui per il colore steso malissimo e proprio incongruente, proprio venuto male. Giusto questa parte qua è venuta un po' più carina, ma i colori comunque non spiccano abbastanza, li ho proprio dati male. E però era difficile, ci ho fatto un po' fatica a rendermi conto di come andava dato e di quanto effettivamente coprenza, di quanta coprenza effettivamente avessero questi colori, perché erano estremamente tenui e blandi, quindi non riuscivo veramente a capire. Però insomma, questa sarà comunque la mia tazza con cui probabilmente nei prossimi giorni mi farò le tisane, la devo lavare ovviamente. E sono comunque contenta dell'esperienza e spero comunque di poter riprovare a fare una cosa del genere, perché voglio assolutamente migliorare. Io e mia cugina abbiamo fatto un piccolo saltino da Sephora. E poi non prendere qualcosina quando vai da Sephora, in più con il Black Friday? No. Quindi sapete quanto io abbia amato questo prodotto, che è il balsamo labbra della I Love Olen Ericsson al gusto crème brûlée, e ci siamo fatte coinvolgere, abbiamo preso anche il profumo, cioè l'altro burro di cacao, l'altro balsamo labbra al profumo sorbetto alla fragola. Ragazzi, è un po' più rosato come colore, quindi va bene anche questo su tutto, ma raga, vi giuro, sa esattamente di sorbetto fragola e limone, gelato fragola e limone, cioè, ma proprio dello stesso profumo, cioè non sembra chimico, cioè sembra proprio di poterselo mangiare, così come anche questo. E quindi adesso abbiamo questi due prodottini. Io d'inverno e in generale tutto l'anno sono dipendente dai prodotti labbra, dai burri di cacao, dai balsami, quindi sono molto contenta di averlo preso, e anche perché questo comunque lo sto utilizzando veramente tanto, quindi non credo mi durerà ancora in eterno, anche se lo ricomprerò sicuramente. E nulla, momento struccaggio. Mentre ci strucchiamo insieme, vi voglio parlare dei motivi perché per i quali ho apprezzato particolarmente questo film, appunto Wicked. Partiamo dal fatto che non ho mai visto il musical da cui è tratto, proprio teatrale, non ho mai letto neanche il libro, quindi io del Mago di Oz tutto quello che ho visto e che conosco è dal film degli anni 40, quello scandaloso per cui sono morti praticamente tutti gli attori in giovane età, perché i materiali utilizzati per le scenografie e per i vestiti di scena erano altamente tossici, come il verde rame per ricreare il pellame verde della Strega dell'Ovest, quindi va bene, o l'amianto per l'armatura dell'uomo di latta, quindi insomma diciamo che insomma conosco il Mago di Oz solo dalla storia di Dorothy e appunto dei suoi amici in qualche modo. E che dire, quindi il musical, che comunque si discosta da quello che ho capito in parte dalla trama del film, comunque dalla backstory originale, in cui comunque abbiamo una Elphaba, una strega dell'Ovest comunque diversa da quella che troviamo nel film del Mago di Oz e in altri adattamenti della storia del Mago di Oz. Però mi è piaciuto molto per diversi motivi. Intanto vabbè, le canzoni bellissime,
E devo dire, bello proprio la morale del film. Il fatto che in 2 ore e 40, che comunque sono tante, però ci sia veramente, cioè alla fine tanto contenuto concentrato in quelle 2 ore. E non è facile riuscire a rendere bene dei personaggi, a caratterizzarli bene quando hai poco spazio in realtà per farlo, perché comunque ci sono tantissime cose da raccontare, tantissimi eventi da svolgere e altre situazioni importanti per la trama. Quindi non sempre riesce a caratterizzare bene dei personaggi, soprattutto se secondari, come per esempio il principe Philo, non so come si pronunci, che in quelle poche scene in cui comunque appare, lo troviamo comunque maturare, lo troviamo diciamo durante una maturazione diverso, cioè lo troviamo diverso da quando è arrivato all'interno del film nella prima scena, e in qualche modo si capisce il motivo per il quale lui è cambiato. In più lo capiamo sotto diverse sfaccettature, nonostante secondo me ci sia ancora molto spazio per descrivere al meglio e per raccontare al meglio quel personaggio, quindi mi aspetto che nella parte 2 si approfondisca di più questo aspetto, sempre che lui sia un personaggio poi effettivamente di rilievo nella trama oppure no, questo non lo so. E che dire, mi è piaciuto tantissimo proprio il personaggio di Elphaba, sarò scontata, ma veramente bello l'interpretazione dell'attrice Ariana Grande, ragazzi, cioè non potevo fare scelta migliore che non andarlo a vedere in lingua originale. Veramente sono contentissima di aver visto questo film in lingua, perché penso che mi sarei persa l'80% della bellezza del film. Nulla togliere l'adattamento in italiano, che io non ho visto, e comunque immagino che si sia fatto il miglior lavoro che si potesse fare nel riadattare i dialoghi di quelle canzoni. Mi chiedo perché non abbiano fatto una versione doppiata in italiano con le canzoni in lingua, però vabbè. E che dire, mi ha tenuto incollata allo schermo per quelle 2 ore e 40, non me ne sono proprio neanche accorta che siano passate. Mi sono emozionata tantissimo in alcune scene, perché comunque si parla anche di tematiche importanti, la diversità, l'abbandono, la solitudine, il rifiuto da parte della società quando una persona è diversa, temi che sicuramente sono stati trattati in tantissimi altri momenti e in tantissime altre parti nella storia del cinema, della letteratura e di qualunque cosa, ma che in questo film vengono comunque risultano particolarmente emozionanti, perché comunque il personaggio di Elphaba è proprio questo, cioè è diversa dalla massa, e un po' tutti sicuramente possiamo rivedere in Elphaba per diversi motivi. Io mi sono emozionata veramente tanto. Ho amato anche l'interpretazione di Ariana Grande come Glinda, veramente lei soave, delicata, veramente veramente bravissima, e ho amato tutto in realtà, cioè dovessi trovare un difetto, forse alcune cose l'avevo un po' previste in alcuni momenti, però in realtà non so se sono io con un particolare intuito o no. Poi non è una trama che vuole essere necessariamente, secondo me, originalissima, cioè ti vuole raccontare una storia di sviluppo, di formazione anche secondo me dei personaggi sulla base di avvenimenti comunque molto molto emozionanti e dinamici. Buongiorno, oggi è domenica e in realtà sono già le 3 del pomeriggio. Io mi sono ripresa ora un minimo dal mio ciclo veramente pesante e oggi appunto sono un po' giù di corda, diciamo così, però ho voglia di fare i biscotti, quindi ho preparato l'impasto, ora è in frigo a riposare, poi vi faccio vedere i biscotti che vorrei fare, cioè quelli che ho intenzione di fare stasera, perché adesso l'impasto deve riposare almeno 2 ore in frigo e poi possiamo iniziare a preparare i biscotti veri e propri. L'impasto spero di averlo fatto bene, non lo so, è la prima volta che faccio i biscotti in vita mia, quindi non so assolutamente come verranno, però intanto la pallina ce l'abbiamo, adesso la rimettiamo con il suo telo a riposare in frigo per altre 2 ore. Nel frattempo penso che mi leggerò un bel libro, perché oggi sono veramente fuori fase, e poi più tardi appunto li andiamo a continuare insieme. Apriamo questi bene, sì, e poi lo appoggiamo lì.
bisogna aprirlo bene qua. Faccio intanto vedere le prime cose che abbiamo preso per l'albero di Natale. Allora, l'abbiamo aperto adesso l'albero, ma in realtà l'intenzione è quella poi di farlo settimana prossima, quindi l'8 di dicembre, anche se per esempio a casa dei miei l'albero si è sempre fatto prima dell'8, mia mamma l'ha sempre fatto prima, a parte quest'anno che ancora non l'ha fatto, e quindi per me in realtà non è fondamentale fare l'albero l'8 di dicembre, però però mi fa piacere comunque per questo primo anno in cui facciamo l'albero di Natale nella casa nuova. Mi piace l'idea di farlo appunto l'8, però abbiamo già iniziato a comprare le prime cosine. In realtà questa settimana devo darmi una mossa perché devo comprare tutte le decorazioni per l'albero, perché di fatto quelle che abbiamo finora sono veramente poche. Abbiamo preso queste palline, questo set di palline. L'idea era di fare un albero rosso e oro, bordeaux, quindi comunque un albero caldo con dei colori caldi, visto anche comunque che questo è un albero bello verde. Poi abbiamo comprato anche la neve spray, nel dubbio se poi dovessimo invece voler cambiare e mettere la neve, e ho preso appunto questo set di palline, che ne vede un po' di palline assortite, da queste tutte dorate con i brillantini, da queste rosse con le stelline, queste rosa, queste rosa con i brillantini, insomma sono molto molto carine secondo me. Le ho prese nel negozio di cinesini sotto casa e devo dire che ha delle cosette carine, cioè da quelle un po' meno carine a quelle veramente tanto carine, come questa pallina, secondo me è stupenda, cioè guardate, troppo bella. E niente, quindi abbiamo preso queste, poi ho preso questa carinissima ghianda, troppo carina, non vedo l'ora di appenderla. Poi abbiamo preso questo cuoricino pelosetto con il fiocco di neve dorato, questo fiocchetto che non vedo l'ora di piazzare proprio al centro dell'albero, tipo ora, tipo qua, non lo so, comunque in alto, che è super carino. Questo pacchettino di regalo, diciamo questo pacchettino regalo di cartone. E poi questo orsetto polare col cappello di Babbo Natale, troppo carino. Insomma, abbiamo preso un po' di cosine, però ovviamente non bastano per decorare tutto l'albero, che comunque è un albero, come avete visto, piccino. L'abbiamo messo su un palchetto che adesso vi mostro per alzarlo un pochino, perché comunque la casa è piccola, sono 70 metri quadri di casa, non è enorme, la sala è piccolina. Un albero diciamo più grande, quindi anche più largo in circonferenza, non ci sarebbe stato. Sono passate 2 ore, quindi è il momento di tirare fuori la pasta frolla di biscotti dal frigo, che appunto ha riposato 2 ore, e adesso andiamo a creare effettivamente i biscotti, la parte più bella. Proviamo a fare le pallette con l'impasto. Io ho il sospetto che l'impasto sia un po' duro, però spero di sbagliarmi in ogni caso. Carina! No dai, pensavo fosse più duro, invece dovrebbe andare bene. Non so se ho fatto una palletta troppo grossa, però al massimo viene un biscotto bello grande. Ed eccole qua le palline fatte. E adesso vado appunto a riporli nella teglia con la carta forno che ho già pronta, e andiamo a fare la cosa più carina, che è creare il cuoricino e mettere la marmellata, schiacciare i biscotti, insomma creare veramente i biscotti. Fare il cuoricino non carino. Ti dico cosa sembra? Non sembra niente. Se no ci faccio un pallino e basta. Ma già ce la metti la marmellata, deve cuocere. Sì. E ho il sospetto che siano un po' troppo duri, perché appunto la pasta si spezza un po' ai lati quando vado a schiacciare per creare il biscotto, però enjoy the process, vediamo cosa succede. Ho qui i biscotti composti, non sono proprio bellissimi, però sempre per il discorso che abbiamo fatto ieri, è la prima volta, non si può pretendere di fare tutte le cose in maniera perfetta la prima volta. La cosa che mi preoccupa è questa, la pasta frolla, che ha delle venature abbastanza evidenti che mi danno l'idea che si spezzeranno tutti in forno, che diventeranno di marmo. È probabile, io ho seguito le dosi della ricetta, quindi non so dove potenzialmente io possa aver sbagliato, però
da qualche parte sarà successo. Quindi adesso andiamo a metterli in forno, forno ventilato per, a 170 gradi per 20 minuti e vediamo cosa succede, incrociamo le dita. Allora, ed eccoli qui in forno, vediamo cosa succede. Biscotti cotti, speriamo siano venuti buoni, e questo forse è il più carino di tutti. Sono un po' spessi, sicuramente avrei dovuto appiattire ancora un po' la pasta, ma vedendo che si diciamo rompeva i lati mi sono un po' bloccata perché avevo paura di rompere tutta la pasta. Però dai, sono bruttini ma spero siano buonini, appena si raffreddano un pochino li andiamo ad assaggiare. Questo qua è caruccio, anche bello doratino. Ho assaggiato un biscottino e allora sì, sono un po' duri e sono anche un po' troppo spessi, però il gusto devo dire è veramente buono, cioè questi bruciati nel latte secondo me sono veramente buoni. Sicuramente ho sbagliato qualche cosa nella farina, devo averne messa troppa e ho sbagliato a fare i biscotti così spessi, però prossima volta li proverò perché il gusto è veramente buono. Belli croccanti.